Io nelle scorse settimane ho fatto dei post, delle storie chiedendo se avessero delle domande, visto che le fanno sempre, no? Le raccoglievamo tutte. E visto che i video davanti alla telecamera statica così hanno un po' rotto le palle, perché non rispondiamo alle domande in momenti casuali della giornata, mi sono detto. Vai Luna, che domanda rispondiamo adesso? Allora, rispondiamo alla domanda di Paolo che ci chiede che lavoro facciamo. Cercando di non affogare mentre teniamo i telefoni in mano o di non farli cadere in acqua. Comunque rispondere a che lavoro facciamo mentre siamo immersi nell'acqua fino al collo fa molto ridere. Allora Comunque, siamo in vacanza. vabbè, ci sta. Allora, inizia tu, che sei più complicato da spiegare. Ma no, senza entrare troppo nel dettaglio, dai, se no dopo lavoriamo in ufficio tutti e due. Vabbè, io nel reparto acquisti, lui in quello amministrativo, Esatto. contabile, non so, ecco. Sì, senza entrare troppo nel dettaglio, comunque i lavori sono molto noiosi e li facciamo solo per soldi. Questa è la verità. Cioè, nel senso, sai che cioè, la gente si sveglia mattino e dice: "Oh, che bello, oggi vado a fare il lavoro della mia vita, la cosa più bella del mondo." Non è il nostro caso. Cioè, no. Lo facciamo solo perché ci servono i soldi per vivere. E quindi, dai, è la verità, bisogna essere sinceri nella vita. E Sì, beh, non è questo dici è un oh dato di wow, fatto. vado al lavoro, però. No, anche perché generalmente sono solo rotture di palle per tutto il giorno. E progetti, cose, Scadenze, scadenze, progetti. chiusure, Sì. mensile, trimestrale, semestrale, revisori, cioè. Però, beh, stiamo bene nell'azienda dove stiamo, Sì, questo beh, almeno. questo sì, però cioè, non è che mi sveglio al mattino e dico wow, non vedo l'ora di andare in ufficio. No. No, non c'è neanche il caffè gratis. Ci Vabbè, fosse almeno. sì. Appunto, per quello l'ho detto. Ci avessi almeno il caffè gratis, potrei dire, boh, almeno il caffè gratis. Neanche quello. Neanche il caffè gratis. Mi tocca comprare le cialde su Amazon e portarmele. Però vabbè, dai, cioè, ci Dai, sono sì. posti peggiori dove stare, lavori peggiori da fare, e quindi alla fine non ci lamentiamo, però Scherziamo ci noi, scherziamo su, però ovviamente. è vero che se mi pagassero per stare a casa la stessa cifra per non fare assolutamente niente se non solo andare in moto, fare video, cose, le nostre vere passioni, tipo allenarsi, CrossFit, eh. Cioè, accetterei volentieri, cioè, se mi date gli stessi soldi per stare a casa, a me va bene. Te no? Sì, ben volentieri. Però, siccome così non è, ci svegliamo tutti i lunedì e andiamo in ufficio e ci andiamo fino al venerdì tutte le settimane dell'anno, tranne quelle in cui siamo in vacanza. E ci abbiamo lo stesso numero di ferie di tutti gli altri, non è che a noi ce ne danno di più perché siamo belli. Ah, al massimo poi le darebbero lei, a me le toglierebbero. Dai. E no, vabbè. Ti ho Vabbè, detto, ho messo una comunque. foto, ho scritto sì, lo so, è più bella lei per evitare che lo scrivessero nei commenti. Invece nei commenti hanno scritto hai ragione e Ma per confermavano cosa? la mia Perché la teoria. maggior parte della gente che ci segue è uomo e scusa, è ovvio che dice che io sono più bella, non Allora, devono dire che tu sei più bello. attenzione, di ovvio non c'è niente. Ci sono anche persone fluide a cui piacciono entrambe le. Vabbè, No, non bisogna generalizzare, quindi, però sì, è così. Luna ha ragione. Bene. Arrivederci, porto via i telefoni sotto l'ombrellone prima che mi cado nel mare. Salve. One week later. Vai Luna, in questo sabato pomeriggio in cui siamo sul divano dopo aver fatto altre mille cose prima, che domande hai scelto? Ho scelto allora due domande, una di Simone e l'altra di scusate perché sono emozionata. Disorganizzata al massimo. Comunque io devo lavorare con lei, rendiamoci conto. Ma dov'è? E di pato patato. Vabbè. Vabbè. Forse ha più Ok. problemi lui con il nome utente che tu a cercare le domande. Esatto. Allora, ci chiedono se abbiamo già organizzato un motoraduno
quando ne organizzeremo un altro. Comunque posso, cioè quello che ha fatto questa domanda qua è da cazziare, vuol dire che non ha visto i video su YouTube. E vabbè, non è che si possono vedere tutti. Invece deve mettersi lì a vederli tutti. Cioè, non è che sei tipo, non so, le sketch di Busto Garolfo Cops che allora te li guardi tutti. No. Comunque, non lo so, boh, sì, Ok. ok. E nulla, comunque sì, ne abbiamo fatti tre, Tre. ok? Ne abbiamo fatti tre e uno all'anno di solito ne facciamo, solo che l'anno scorso poi non l'abbiamo E fatto. 2 anni fa neanche. No, 2 anni fa sì. Sì, Sì, 2 anni l'abbiamo fa fatto sì. l'anno scorso. Sì. L'anno scorso non l'abbiamo fatto perché, vabbè, abbiamo avuto altri problemi, altre cose, ecco, e quindi non l'abbiamo fatto. E E quest'anno neanche. andremo nel 2024. Dai, il punto è che finché i suoi genitori avevano il punto d'appoggio dell'hotel in Valtellina era più semplice. Flashback. Bene, fans, siamo tipo in 1,5 milioni di persone. Andiamo? Bene, fans, stiamo partendo per il secondo modo raduno dei Moonriders. Quanti siamo? Siamo in un botto, cioè, ma quanta gente c'è? Incredibile. Guarda che bello! Bene, siamo partiti, siamo in tantissimissimissimi, cioè veramente tantissimissimi, e adesso andiamo a fare Valcava. Many hours later. Bene, fan, siamo arrivati a Bema. Perché li avete tutti qua? Proverò a fare due riprese col drone anche qua a Bema. Later. Non siete in giro oggi? No, oggi no. Oggi no. No, oggi abbiamo l'evento. L'evento? Ah, Sì. sono Ah? andata per caso io. Ah, ok. Ah, in giro con Zoravo. Ah, c'è l'evento, cioè. Sì. Facciamo un pranzo tutti insieme, poi c'è un'estrazione con i premi. Giulia. Ciao. Ciao, tutto bene? Madonna. Ah, ciao. End of flashback. Adesso che il punto d'appoggio della nuova gestione delle cose, cioè il nuovo agriturismo, che potere, chiamiamo come vogliamo, è in provincia di Grosseto ed è a 6 ore da dove abitiamo noi, anche organizzare le cose è diventato un pelo più difficile. Cioè, solo per dire, vai giù. Un weekend per organizzare un evento sono 6 ore a scendere, 6 ore a salire, sono 12 ore di macchina barra moto per stare giù quanto? 24 ore? Quindi è Sì, diventato un po'. sarebbe bello organizzarlo lì perché poi, cioè, è un potere immenso, Piscina, c'è cioè parco, la piscina, cioè, è bellissimo. ulivi, le viti. Sì, l'avevo capito, un potere, quindi sappiamo tutti cos'è un Alberi da potere. frutta, magari qualcuno è nato in città e non lo sa cos'è un Ah, podere. ok. Bene, fans, siamo arrivati in cima alla collina dell'agriturismo. Comunque, dalla cima della collina qua ci sono le camere, alcune camere, altre camere, e si vede tutto il panorama. Là in fondo c'è Grosseto, là, quella è Grosseto. Adesso scendiamo verso la piscina. Comunque, si arriva qua in alto, lato ristorante, c'è la piscina con l'idromassaggio. Qua ci sono tutti i tavoli. Meanwhile. E comunque sono ettari, ettari, ettari di terreno con agriturismo, Vedi che hanno piscina. No, ragione a dire che sono ereditiera. io non è roba mia, cioè nel senso i miei genitori lo gestiscono e basta. Luna Colombo l'ereditiera. Poi io non faccio parte di.
non faccio parte. E quindi cioè, sarebbe bello, potremmo organizzarlo, sì, vedremo nel 2024 cosa si potrà organizzare. Un po' sbatti, ma ci proveremo. Poi qual era l'altra domanda? No, ne ho corpate due. Ah, che era se abbiamo mai fatto un evento, e l'altra domanda era quando faremo il prossimo evento. Esatto. Ah, ok, va bene, brava. Ci ho messo mezz'ora a cercarle, ma... ma perché sono tante, quindi ho dovuto cercare... Tra l'altro prima l'ho detto, dai Luna, rispondiamo a qualche domanda. Abbiamo già risposto tutte, detto, ma non è vero. Sì, è vero, abbiamo già risposto tutte. Ho detto, ma sono sicuro che non è così. No, abbiamo già risposto tutte, ti dico. Tira fuori il coso con le domande, tutte bianche praticamente. Perché man mano che risponde ci mette la X sopra, tutte senza X. Ma vabbè, alcune si è dimenticata perché di non metterla. Perché non c'avevo tanto voglia. Io devo lavorare con lei. Sabato è giorno off. Se potessi ti licenzierei. Tutti quelli che lavorano il sabato adesso diranno, noi lavoriamo però. Lavorano anche la domenica. E noi no. Anche la domenica alcuni, giusto. Anche a Natale. Anche, sì. Tu cosa fai a Natale? Vado in Sardegna. Visto, ereditiera, cioè proprio senza vergogna ormai. Lo so che mi volete bene lo stesso.